comunque competenze statali, soprattutto in relazione al tema ciclabili di cui si parlava, ma anche in relazione in genere alla tutela del patrimonio culturale e competenze locali, a prendere contatto, a segnalare al Comune di Roma la situazione in maniera tale che l'amministrazione di Roma Capitale possa anch'essa attivarsi per tutelare questo monumento e magari si possano concordare tra amministrazione statale e amministrazione comunale delle iniziative generali per tutelare tutti quei singoli beni archeologici così importanti e che sono anche così numerosi nel Comune di Roma, perché una gestione bene per bene o diciamo monumento per monumento non può essere efficace, è necessaria un'identificazione, una pianificazione e poi degli interventi concordati che assicurino una tutela generalizzata. Grazie. La ringrazio, passiamo all'interrogazione numero 3-2385, onorevole Santerini, sulle iniziative di competenza per assicurare una più omogenea distribuzione dei migranti tra i comuni della regione Lombardia nell'ambito del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. Onorevole Santerini, la illustra per 1 minuto, prego. Grazie Presidente, signor Ministro. Come tutti sappiamo, tutte le città italiane, ma in particolare la città di Milano, nei mesi estivi affronta un importante flusso di profughi, questa città in particolare perché è una città di transito e quindi più del 20% dei profughi che sbarcano in Italia vanno a Milano come città di transito. E noi qui non vogliamo assolutamente denunciare un'emergenza, noi riteniamo anzi che il flusso dei profughi sia ampiamente sostenibile, non abbiamo bisogno di creare allarmismi tra la popolazione, vorremmo solo però capire come si può potenziare il sistema SPRAR, cioè come potenziare il concorso di tutti i comuni all'accoglienza e non soltanto di quelli già accoglienti come Milano, Roma, Genova. Grazie. Grazie Ministro dell'Interno. Angelino Alfano ha facoltà di rispondere, prego.